Ciao a tutti e benvenuti o bentornati qui in pagina o nel canale con questa bellissima panoramica super colorata di Yarnart Crazy Color, un filato meraviglioso, morbidissimo, che è tornato disponibile, ripeto, in tanti tanti colori, quindi tante varianti. Il codice di questo che vedete qui è un nuovissimo, una nuovissima sfumatura, è il 180, ma vi faccio vedere, per chi se la fosse persa, la composizione di questo filato ed il metraggio. 25% lana, 75% acrilico, 100 grammi al gomitolone, perché davvero c'è tanto filato, rende bene, per 260 metri. È un filato che con una semplicissima lavorazione a maglia rasata dà questo effetto, quindi crea un autodisegno lavorandolo semplicemente ai ferri o per questo disegno bisogna lavorarlo ai ferri, quindi maglia rasata. Potete anche divertirvi a lavorarlo all'uncinetto e vedere che bella multicolor si ottiene. Quindi un filato che ha bisogno di punti semplicissimi e che fa tutto lui. Vi faccio vedere gli altri colori perché sono tutti uno più bello dell'altro. Andiamo avanti con questo grigio, blu, scusate, questo blu scuro, che è davvero particolare perché in questo caso abbiamo uno sfumato tono su tono, quindi un multicolor tono su tono, e quindi rimane un po' più pacato, ma crea sempre il classico disegno. Con questo filato possiamo tranquillamente realizzarci maglie, quindi maglioni, sciarponi, cappelli, calze, bellissime calze dall'effetto disegnato, che piacciono davvero tanto, devo dire. Nuovissimo colore è questo, bellissimo, con il rosa fucsia e marrone. Il suo codice è 172. Eccolo qui. Poi abbiamo, sempre rimanendo in tema marroni cammello, questo con appunto tutte le tonalità del marrone, del beige chiaro e del cammello. Fantastico. Con il codice 110. È un filato che va benissimo sia per realizzazioni di capi ed accessori da uomo che da donna, ma anche da bambino, perché, ripeto, il tocco è veramente soffice e piacevole, non pizzica minimamente ed è un filato che si presta benissimo a tutti i capi d'abbigliamento, ripeto. Codice colore 165 per questo, con del nero, del viola, un po' di grigio, e qui abbiamo anche delle piccole puntellature sul grigio di turchese e di verdino, bello anche lui, eccolo qua. Poi andiamo avanti, un marrone scuro con del nero anche all'interno e del grigio, eccolo qua. Andate a visionare anche sulla nostra pagina il post che abbiamo fatto, dove vi mostriamo appunto le foto dei gomitoli, ma in fondo ci sono degli esempi di realizzazione, maglioncini, cardigan, eccetera, dove appunto potrete vedere la resa del lavoro finito. Quindi che tipo di disegno crea nel capo finito. Poi vi invito ad iscrivervi anche nel mio gruppo Facebook, il nostro gruppo è Merceria Italy Artisan and Friends, e appunto lì potete vedere anche tante creazioni delle nostre affezionate clienti, che sono tutte bravissime. E quindi ecco, il gruppo serve anche per questo, per appunto vedere e consigliarsi su dei progetti anche. Codice colore 171 per questa variante. Poi una nuovissima variante che, attenzione, sta andando a ruba, ultimi pezzi già rimasti, nonostante sia arrivato solo ieri, di questo. Il codice colore 179, qui abbiamo dei colori pastello stavolta, quindi menta e grigio chiaro e panna anche, bellissimo. Eccolo qui. Poi con il verde abbiamo tre varianti che vi vado subito a mostrare, a partire da questa, con del verde smeraldo, verde chiaro e verde menta e verdone anche, delle puntellature di verdone scuro. 166 è il codice. Poi abbiamo ancora il verde mix di verdi, quindi varie tonalità di verde.
con il codice colore 115. Ancora abbiamo la variante bosco, come mi piace definirla, che ha appunto dei verdoni, verde oliva, verde chiaro e poi abbiamo anche del marrone all'interno, quindi sembra proprio un bosco. Codice colore 159. E ultimo, ma non per importanza, è questo, perché è particolarissimo anche lui, in quanto contiene diversi colori che si sposano benissimo insieme, secondo me. Che sono appunto il rosso ed il blu, quindi blu scuro, blu avio e rosso e anche qualcosa di bordeaux e grigio, forse scuro scuro. Bello. Codice colore 164 per quest'altra variante. Adesso, ci spostiamo su un altro prodotto perché vi voglio far vedere un po' di riassortimenti in generale. Adesso vi vado a mostrare un prodotto che abbiamo già sul sito da qualche mese, è particolarissimo oggi, anzi, qualche giorno fa sono arrivati, due nuovi colori. Quindi attenzione, io vi faccio vedere i due nuovi colori, ma sappiate che di questo prodotto sul sito trovate altri colori, quindi altre sfumature disponibili. È un filato che, come dicevo ieri in diretta, sempre nel nostro gruppo, è perfetto per i lavoretti dell'ultimo minuto. Quindi magari i regalini da fare all'ultimo minuto o comunque se ci vogliamo coccolare con un progetto caldo, soffice, che cresce in fretta, quindi possiamo lavorarlo in breve tempo ed indossarlo e godercelo presto. Perché questo filato morbidissimo, l'Alpine Angora Melange, sempre di Yarn Art, si lavora con ferri uncinetto 9 mm. Questo è un piccolo campione con un semplicissimo punto ad X ad uncinetto che ho realizzato ieri, fatto proprio con il 9 mm di uncinetto. Cresce in fretta, rimane soffice, soffice, è un leggermente pelosino, ben ritorto, scivola benissimo, si lavora che è una meraviglia. Il gomitolo è da 150 grammi per 150 metri. La composizione è ventilano 80 acrilico anche in questo caso. I colori sono meravigliosi. Vi faccio vedere questi due nuovi. Questo, nello specifico, che stavo lavorando in campione, ha il codice colore 435 e altro nuovissimo colore con le sfumature di verde è questo. Questo qui con il verde e l'ocra, devo dire che è particolare davvero, molto molto bello. Codice colore 437, eccolo qui. Quindi, però, per altri colori, ripeto, andate a sbirciare il sito perché ne troverete di bellissimi. Messo da parte anche questo articolo, vi voglio segnalare il riassortimento dell'amatissimo Rock di Gazal. Anche qui vi vado a mostrare solo i colori che sono tornati dopo un po' di tempo che mancavano, ma abbiamo tanti altri colori sul sito, quindi andate a sbirciare. Sono tornati questi meravigliosi rosa che mancavano già da un bel po' e che apprezzate sempre tantissimo, quindi attenzione sempre alle quantità perché vanno limitati veramente molto in fretta. Il rock è un misto lana al 9%, lana merino, poi abbiamo del poliammide e dell'acrilico ed è un filato morbido morbido che gioca con il chiaroscuro del appunto effetto pelurietta sopra e filato lucido sotto. Abbiamo come metraggio 115 metri per 50 grammi e si lavora bene con ferri uncinetto 4 mm circa. Guardate che meraviglia, il bluette, il rosa chiarissimo, il rosa antico, il blu e argento, l'argento ed il viola che mancavano da un bel pezzo. Ma andate a sbirciare sul nostro sito, come ho detto poc'anzi, per altri colori. Poi vi segnalo anche il ritorno di Naco Paris nel colore Bordeaux, anche qui che era andato esaurito e altri colori sono ancora disponibili sul sito. Ma vi segnalo l'arrivo anche di tre nuovissimi colori. Naco Paris è un filato effetto piuma, pelosino, meraviglioso. Che appunto ha come composizione poliammide ed acrilico.
È veramente un qualcosa di indescrivibile al tatto, dovete provarlo. Va benissimo per bordare i vostri progetti, ma potete tranquillamente utilizzarlo anche per lavorare un capo, quindi da solo, senza ecco, che sia un contorno per un altro filato, ma ecco, potete farci un maglioncino tutto così pelosino, morbidoso, bellissimo, o delle sciarpe, insomma. Divertitevi. 100 grammi al gomitolo per andiamo a vedere insieme il metraggio. Allora, eccolo qui, 100 grammi al gomitolo per 245 metri, anche qui si consiglia l'utilizzo di ferri uncinetto 4 mm circa. L'anima è all'interno, vedete, e tiene poi tutti questi sbuffi di poliammide. Morbidissima, 60% appunto poliammide, 40% acrilico premium, quindi super super soffice questo filato davvero. È arrivato questo viola bellissimo con il codice colore 6684, è arrivato il rosa, eccolo qua, con il codice colore 10510, ed è arrivato anche questo meraviglioso verde menta con il codice colore 292. Ora velocemente vi faccio vedere gli ultimi prodotti che sono tornati in assortimento e che ogni volta anche questi vanno a ruba, quindi come potrete capire questo è un riassortimento Alise, Yarnart, Naco e Gazal appunto, e quindi qui potete capire che stiamo parlando del famosissimo ormai Cakes Angora Gold Ombre Batik di Alise. Sempre 20% lana, 80% acrilico soffice, sono delle cake con effetto appunto gradient, quindi sfumato tono su tono, meravigliose, sono tornate queste che vedete, ma ce ne sono tante altre, c'è anche la versione in arancio chiaro, in arancio scuro, in marrone, quindi andate a sbirciare sul sito perché non ve le potete perdere, queste anche loro vanno esaurite in un lampo. Sono prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi ormai conosciutissimi ed apprezzatissimi. Quindi, fantastiche anche loro tornate. E per rimanere in tema e per concludere, sempre per quanto riguarda Alise, abbiamo in riassortimento lo stesso filato, ma in versione tinta unita, che arriva in nuovi colori. È l'Angora Gold, ovviamente sempre stesso prodotto come dicevo prima, ma con la particolarità di poter scegliere dei colori singoli e perché no abbinarli anche tra loro, creando delle proprie personali combinazioni di colore a seconda dei appunto vostri gusti. Guardate ad esempio qui, vi ho fatto un piccolissimo esempio, oppure ecco qui. Possiamo davvero divertirci o utilizzarli appunto da soli, quindi unico colore. È tornato il rosa 161, anche qui 20% lana, 80% acrilico soffice, stessa composizione delle cakes. E abbiamo 550 metri per 100 grammi, quindi davvero ottimo, ottimo metraggio. È tornato il rosa, ma sono arrivati i colori nuovi, che sono appunto questo qui, che è un sì tinta unita ma un leggero effetto melange perché l'anima sotto è un po' più chiara e sopra c'è questa peluria in color cammello, codice colore 152. Poi è arrivato l'amatissimo color senape con il codice colore 02. E questo verdone spettacolare di cui i pezzi sono già limitatissimi perché ve lo dico, siete velocissime ad approfittarne quando aspettate un prodotto, quando un colore nuovo vi colpisce particolarmente. E quindi attenzione ai pezzi del codice colore 180. E in riassortimento è arrivato anche il 67, che è questo color beige chiarissimo. Sempre di questa serie, solo due colori sono arrivati perché, come dico sempre, dipende molto anche dalle produzioni del momento in fabbrica e quindi dalle disponibilità di magazzino.
è arrivato questo, sempre l'Angora Gold, ma in versione sfumatura lunga in due colori. Il colore del mare, quindi questo celeste turchese, poi diventa blu e poi c'è del bianco, e questo che è proprio sui blu, quindi un blu scuro, un blu intenso, poi ci si sposta sull'azzurrino e ancora qui sul bianco latte. Per questo il codice colore è 1892 e invece di questo con i blu più intensi abbiamo il codice colore 1899. Quindi ragazze, questi erano i riassortimenti e le novità che vi volevo appunto presentare oggi. Io vi ringrazio ancora di averci seguiti. Vi ricordo che ancora una volta le spese di spedizione sono in promo per tutto dicembre a soli euro 1,99 e diventano completamente gratuite per ordini da 29,90 euro. Quindi grazie nuovamente per avermi seguita, io vi do appuntamento prestissimo con un altro di questi video.